Sono Alberto Dotta, laureato in scienze forestali, lavoro al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, sono il direttore. Consorzio Forestale Alta Valle Susa è a sede in Ulx, in provincia di Torino, in regione Piemonte, e utilizziamo da circa 20 anni prodotti Wood-Mizer con interessante soddisfazione. Il Consorzio Forestale Alta Valle Susa nasce nel 1953 per volontà dei 14 comuni dell'Alta Valle Susa per la gestione silvopastorale delle proprietà comunali. Tra le attività del Consorzio Forestale mi piace segnalare anche la pianificazione collegata alla gestione di rischi naturali, non solo per curare gli effetti dei rischi naturali sul territorio, le alluvioni, le frane, le valanghe, ma anche per cercare di prevenire questi eventi che possono anche diventare catastrofici nei confronti del territorio. Non per ultimo anche la gestione della prevenzione dagli incendi boschivi, che in questi ultimi anni, grazie anche purtroppo ai cambiamenti climatici, stanno diventando un argomento di grande attualità. Quindi la prevenzione è uno strumento, crediamo, fondamentale per la gestione del territorio. E qua siamo nelle pinete di pino silvestre del comune di Ulx, sono delle pinete comunali gestite dal 1953, una pineta importante per le funzioni che svolge di protezione e anche di produzione di legna in una zona particolarmente a rischio purtroppo per gli incendi boschivi. Qui siamo all'interno di un'area per ora sperimentale, ma che tra breve diventerà un cantiere vero e proprio, all'interno del quale stiamo cercando di capire quali siano gli interventi migliori per ridurre il rischio che questi popolamenti forestali vengano distrutti dagli incendi, come purtroppo è successo in altre parti di questa valle. L'obiettivo è quello quindi, da un lato, di far cambiare le caratteristiche dell'incendio, riducendo la biomassa presente all'interno del bosco, e qua preleviamo circa dal 30% al 40% della biomassa presente, garantendo la stabilità del popolamento forestale e la possibilità, cambiando le caratteristiche dell'incendio, di permettere alle squadre a terra di estinguere gli incendi lungo la viabilità. Qui quindi questo cantiere, questo intervento, si sviluppa lungo una viabilità che diventerà quindi un viale tagliafuoco attivo. Intervenire per ridurre gli effetti negativi dei rischi naturali permette di spendere poi meno per cercare di ricicatrizzare, di ricostituire un popolamento forestale. All'inizio degli anni 2000, quando il Consorzio Forestale si è trasformato in azienda speciale, abbiamo dovuto interrogarci un pochino sui servizi e sulle possibilità del nostro lavoro nei confronti dei comuni. E una delle possibilità che ci è ovviamente venuta in mente era quella di valorizzare in parte anche direttamente la filiera del legno, quindi la possibilità di pianificare, di realizzare, di esboscare e di avere della materia prima a disposizione ci ha in qualche modo stimolato a cercare di utilizzare queste materie prime per interventi diretti sul territorio. E allora abbiamo deciso di investire, grazie anche a un finanziamento della Regione Piemonte, in macchinari. Ci siamo dotati quindi di attrezzature per l'esbosco del legname e di attrezzature come questa Wood-Mizer LT20 che è stata acquistata proprio per la valorizzazione della materia prima che ottenevamo dai nostri boschi. E all'inizio la portavamo anche in giro sulle viabilità. L'abbiamo utilizzata molto spesso proprio per fare manutenzione di strutture e infrastrutture sulla viabilità e poi alla fine, aumentando il volume di materiale, della materia prima, dei materiali esboscati, abbiamo deciso che alla fine era più comodo gestire il piazzale della materia prima qui da noi. Negli anni si è un po' trasformata da macchina mobile a macchina statica. In ogni caso sempre con un utilizzo sempre più intenso e anche con soddisfazioni sempre crescenti nei confronti dei comuni. I pregi di questa attrezzatura sono numerosi, è un'attrezzatura comunque di piccole dimensioni, agile, comoda, si è dimostrata disponibile a essere utilizzata non per quello che è stata creata, quindi per diventare un centro di lavorazione statico all'interno del nostro piazzale, affidabile. Devo dire che non abbiamo avuto grossi problemi, a parte la manutenzione ordinaria e la normale usura delle parti meccaniche, quindi in 20 anni non abbiamo mai
mai avuto grandi necessità, se non appunto i problemi della manutenzione delle lame, del suo normale utilizzo, e quindi alla fine è una macchina che si è pagata numerose volte l'investimento che è stato necessario per poterla acquistare. Noi lavoriamo legname che compriamo direttamente a 25-30 euro a metro cubo in piedi. Lavorato, questo legname può valere 600-700 euro a metro cubo. È chiaro, c'è un po' di scarto di lavorazione, c'è un po' di, diciamo così, di perdita di materia prima, ma il valore aggiunto per noi è importante. Ma poi soprattutto è importante perché dimostriamo che la pianificazione associata a un piccolo centro di lavorazione permette di passare dal pianificare l'intervento, realizzarlo, portare e approvvigionarsi della propria materia prima e utilizzarla vendendo a prodotto finito. Quindi teniamo, diciamo, tutto il beneficio dei diversi passaggi all'interno della struttura, garantendo occupazione. E infatti siamo passati 4 operai forestali, adesso abbiamo più di 20 operai forestali, e trasformare la materia prima legno è un valore aggiunto che vogliamo in qualche modo valorizzare all'interno di filiere corte, tra cui la nostra.